Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. L'argomento di oggi è il rachide cervicale. Il rachide cervicale costituisce la parte superiore della colonna vertebrale e ha la funzione di sostenere il collo e la testa, permettendo ampi gradi di movimento. Le vertebre cervicali, inoltre, proteggono il midollo spinale, le radici nervose e l'arteria vertebrale. Il rachide cervicale è formato da 7 vertebre, da C1 a C7, e da un gruppo di muscoli e legamenti che consentono i movimenti della testa. Viene suddiviso in rachide cervicale superiore, C1 e C2. Rachide cervicale inferiore da C3 a C7. Rachide cervicale superiore è costituito dalle prime due vertebre cervicali, dette atlante C1 ed epistrofeo C2. L'atlante deve il suo nome all'omonimo personaggio della mitologia greca, che si diceva portasse sulle spalle l'intero peso del mondo, così come la prima vertebra sostiene il cranio. Queste due vertebre cervicali collegano quindi il cranio alla colonna vertebrale e sono prive del disco intervertebrale. Rachide cervicale inferiore è costituito dalle restanti 5 vertebre, da C3 a C7, ed è specializzato nella flessione anteriore, posteriore e nell'inclinazione laterale. Qual è la caratteristica del rachide cervicale? Il rachide cervicale è costituito da una curva naturale detta lordosi, assomigliando ad un'ampia C. Rappresenta una curvatura con concavità anteriore, fondamentale per una corretta postura, per stabilizzare la posizione della testa e favorire l'equilibrio dell'individuo. Questa curva può essere ridotta o persa con l'età. Questo porta a una verticalizzazione cervicale, facendo pendere la testa in avanti e quindi assumere una posizione innaturale. Quali sono le cause della verticalizzazione cervicale? Posture errate. Mantenere alcune posizioni sbagliate per lunghi periodi durante la giornata lavorativa o a casa sottopone i muscoli del collo a un eccessivo sforzo. Colpo di frusta. Un esempio è il classico incidente stradale in seguito a un tamponamento, dove la testa fa un movimento brusco e istantaneo indietro e poi in avanti, causando un trauma al collo. Smartphone. Ci rendono tutti schiavi del cellulare, costringendoci a controllare sempre lo schermo. In questo modo il collo starà completamente piegato per scrivere un messaggio o per guardare un video. Un rachide cervicale raddrizzato, quindi, perde la sua capacità di assorbire gli urti e crea un'eccessiva pressione sul disco intervertebrale. Il risultato è dolore e rigidità. Altre conseguenze saranno mal di testa, nausea, stanchezza e insonnia. Quali sono i rimedi? Esistono trattamenti fisioterapici di tipo manuale per poter ripristinare la curva fisiologica del rachide attraverso degli esercizi mirati. Inoltre, bisogna evitare posture scorrette ed effettuare un vero e proprio ciclo di sedute di ginnastica posturale. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like
e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.